Bene ragazzi, bentornati qui incredibile con un nuovo fantastico episodio di Pokémon Ergol. Che poi dico Pokémon Nerd, ma in realtà è Pokémon versione oro Ergol. Ma non c'è nemmeno una minchia. Allora signori, se non clicco però qua non funziona niente. Allora, in che punto del gioco ci eravamo lasciati non me lo ricordo. Però lo scorso video ha raggiunto 30.000 like, perché a quanto pare le persone hanno realmente creduto che se cliccate like fa un suono. Poi potete riprovare tranquillamente, non vi preoccupate, comunque mi ha fatto piacere. Dato che siamo arrivati a 30.000 like e qui vi metto una gif per festeggiare. Quindi like per il balletto, signori. Dato che siamo arrivati a 30.000 like, oggi ce ne andiamo alle rovine d'alfa. Allora, da quello che ricordo io, alle rovine d'alfa dovrebbero servire delle cose. Per esempio, dovrebbe servire flash, surf, forza, spaccaroccia e fune di fuga. Se non ricordo male, forse anche taglio dovrebbe servire, sapete? Taglio, dov'è Oddish? Non lo so, vabbè. Allora, io prendo Onix, a me lo insegno forza e spaccaroccia. E lascio un attimo Ampharos. Poi levo Grow, no, non mi serve. Levo Growlithe e metto Magnemite, che dovrebbe sapere flash. E mi serve anche Uhu. Ok, e leviamo Snorlax. Comunque così abbiamo taglio, flash, oppure glielo insegno, e Uhu forse spaccaroccia. Allora poi comunque allenerò Dratini e lo farò diventare Brezzemolino. Controlliamo se abbiamo una fune di fuga, perché in realtà non ne ho idea. Però controlliamo. Non me ne frega un cazzo questo. Vediamo se ho una fune di fuga, eh. Sì, ce n'ho 4, sciallettami. Ok, possiamo volare. Guarda Magmite che carino. Ok, adesso che abbiamo sistemato un po' i Pokémon, possiamo volare con a merda fino ad Aranciopoli. In realtà potrei fare così e poi andare alle rovine d'alfa. In realtà non potrei fare qua. Allora volo qua. Si mi avevi detto che posso volare là e andare fino alle rovine d'alfa così. Allora questo è un episodio speciale, quindi voglio 25.000 like signori per questo episodio speciale, perché sarà secondo me anche abbastanza lungo. Secondo me durerà un pochino, perché dobbiamo fare, voglio finire le rovine d'alfa, perlomeno non finirle magari del tutto, ma fare quello che mi ricordo, perché ovviamente non è cioè non mi posso ricordare tutto. Dovrebbero stare qua. Dove cazzo stavano? Qua, eccole qua. Quindi vogliamo a Violopoli. Ok, siamo tornati a Violopoli dopo qualche tempo. Mi prude il mare. Martire. Ok, tra l'altro qua non abbiamo mai usato. No, non qua. C'era una zona in cui si poteva usare Flash Strumb, mi ricordo. Vabbè, comunque andiamo alle rovine d'alfa e vediamo un po' cosa possiamo fare, signori. Dovrebbero stare qui giù, esattamente. Stavano a sinistra, sono abbastanza convinto. Io ovviamente non so precisamente tutte, esatto, tutte le cose da fare. Allora, le rovine d'alfa, diciamo che dovrebbero. Non volevo fare questa cosa. Non volevo farlo, no, non voglio farlo. Allora, nelle rovine d'alfa ci sono gli unknown. Chi sono gli unknown? Sono dei Pokémon abbastanza ambigui, strambi. Allora, noi tecnicamente arriviamo da qua. Se usiamo spaccaroccia, vediamo cosa succede. Io ora uso spaccaroccia su qualsiasi cosa. Non c'è nulla, perfetto. E come avete detto che si possono trovare dei fossili spaccando le rocce o anche Pokémon e strumenti. Quindi io vi do sempre ascolto, come sapete. Quindi cosa ho trovato? Coccio verde. Che cazzo faccio col coccio verde? Ma che è il coccio verde, raga? Ci sono varie stanze. Vediamo un po' cosa possiamo trovare nelle rovine d'alfa. Allora, come ho detto, io non userò, cioè non userò, non avrò mai una tecnica specifica per le rovine d'alfa, perché non me le ricordo assolutamente. Mi ricordo solo che cosa ho trovato. Dai, fammi un fossile. Coccio rosso. Ma servono a qualcosa sti cose oppure no? Io più o meno ricordo delle cose che sono i puzzle, che sono da usare fune di fuga, flash e per sbloccare i vari unknown. Quindi se volete poi vi faccio anche un mega super episodio speciale per pozioni, vabbè, in cui catturiamo tutti gli unknown. Non so in realtà cosa succede se si catturano tutti, quindi fatemelo sapere sotto nei commenti. Quasi può entrare? No. Poi se ovviamente se mi scordo qualcosa fatemelo sapere assolutamente, ragazzi. Cioè, anzi, qua non si può entrare. Qua non si può entrare. Che cazzo serve allora? Ah, posso far giro? Ah, scialletta. Allora qua cosa? Adrio del mistero, attenzione dove metti i piedi. Vediamo un po' che c'è qua. Prima casa. Qua spuntiamo direttamente sotto le rovine d'alfa, però. I casi della vita. No, non voglio il fotografo. Vedete se questo fotografo ha un'utilità. Allora, qui ci andiamo alle rovine d'alfa. No, non voglio andare qua. Qua ci andiamo dopo un attimo. Allora, io in realtà so che c'era anche uno strumento per vedere tutti gli unknown che si catturano. Qua c'è rovine d'alfa laboratorio. Ah, vediamo, forse qua non ci siamo entrati, credo. Vediamo un po'. Almeno così penso. Bla bla bla. No, forse. Sì, vabbè, scialla. Lui mi sembra uno importante. Mi sembra uno. Ecco un'altra persona. Ok, sì. Dai, mi dai qualcosa. Dammi il culo. Oh, comunque tua sorella. Sì. Vaffanculo. Ci sono rimasto un botto male, coglione. Allora, vediamo un po'. Allora, siamo entrati là, non c'era un cazzo. Qua non c'era un cazzo. In realtà non c'è un cazzo da nessuna parte. Proviamo a usare surf allora qua, così andiamo in questa zona che non l'abbiamo visitata. Allora, nella prima parte, quindi è inutile. Cioè, bisogna per forza averci surf, da quello che ho capito. E spuntiamo di qua, in cui là non so come ci si arriva. Qua non lo so, raga. Adesso vediamo un attimo. Ma non ci possiamo andare, però qua sicuramente sì, esatto. Allora, qua c'è il puzzle. E qua, esatto, c'erano le porte, me lo ricordo. Luce. Qua è sicuramente flash. Vediamo se succede qualcosa. Dovrebbe aprirsi. Infatti, trema tutto, signori. Punto esclamativo sulla faccia. Che significa droga. Ah, strumentoidi. Baccacetro. Non so a cosa serve. Pietra lunare. Attenzione, non so se mi avevate scritto se serviva qualcosa di pietra lunare. Ma comunque fatemelo sapere in the comments below. Radice energia, bla bla bla. E polvo cura. Va bene. Comunque fatemi sapere se la pietra lunare da chi. Con chi posso usarla? Ah, se vado là torno sotto. Quindi non voglio tornare sotto in questo momento. Voglio fare prima il puzzle, che non mi ricordo di chi sia in realtà. Pokémon che tanto tempo fa sul cavicelli libero senza conoscere la paura. Come cazzo faccio a farlo io?
Ok, madonna, posso usare il mouse. Ok, fantastico. Oh mio Dio, mi sono cagato sotto un attimo. Allora, ah, ma è aerodactyl. Dove sono? Allora, innanzitutto gli angoli. Ah, questo è un angolo. Questo è un angolo. E ok, va bene. La faccia va qua. Quello è giusto. Questo così, va bene. Questo... boh. Ah, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Sono un campione. No, c'è qualcosa che non va. No, non è così. Che cazzo fanno? Ah, no, ho sbagliato, raga. Sono un coglione, l'ho montato al contrario. Aspetta, questo va così. L'ho montato le cose al contrario. Questo non va qua. Questo va qua. E questo va... wow, così signore, aerodactyl, perfetto, fantastico. Fortuna che si può fare col mouse. Ok, adesso scendiamo giù e tecnicamente dobbiamo avere sblocchiamo qualche unknown così, no? Vediamo lui che ci dice. Mi piacciono queste cose misteriose, raga. Portentoso è risalito, ha risolto l'enigma del... vabbè, quella roba là, che meraviglia. Desidero perciò regalarti questo quaderno. Gli unknown che catturerai vi saranno annullati automaticamente. Olè, finalmente, unknown block. Qui ci saranno tutti gli unknown che cattureremo e durante la nostra storia, magari una strana presenza. Sì, quello ce l'hai sempre detto, ma non ho mai capito a che cazzo tu ti riferissi. Allora, strumenti base, vediamo. Unknown block, zero, ovviamente. Ne abbiamo zero. Comunque, io quasi quasi nerdo, off screen, ovviamente, per cercare gli unknown. Io adesso non li catturo, non li catturo, perché prima voglio ascoltare i vostri consigli su che cosa succede quando si catturano tutti. E tra l'altro io sapevo che più puzzle si fanno, più unknown si sbloccano tecnicamente, no? Da quello che mi ricordo. Allora, quindi quello là l'abbiamo fatto. Siamo spuntati qua, quindi abbiamo riso a surf. Però là come cazzo ci si arriva? Come ci arrivo là? Raga, ma qua come ci arrivo, scusa? Cioè, se no è già finito. Non ha senso. What the fuck is that shit, man? Cosa c'è scritto? Statue Pokémon sepolte qui da mostro Clio. Clio Makeup ha nascosto degli unknown qui. Ok. Allora, dato che quella è una grotta, procreato, ditemi quei messaggi cosa significa. Dato che quella è una grotta, qua non ci sono andato. Ah, non ci posso andare. Ma sono un coglione. Ah, lol. Ok. Chi sei? Che cosa vuoi tu? Nella sala delle rovine. Ma comunque non è la prima che faccio perché sono idiota. Ok, se sfiori i frammenti di lastre queste ruotano. Puoi spostarle mentre ruote. Ah, è un tutorial su come. Va bene. Allora, prima facciamo qua, vediamo che ci dice. Fuga. È fuga. Fuga, fuga, fuga. Quindi fune di fuga. Ok, vediamo cosa succede. Usa. Fune di fughiamoci. Ok, perfetto, perfetto. Quindi adesso dobbiamo aver sbloccato altri unknown. Se non. Se, almeno io penso così perché questo mi ricordo. Vediamo cosa troviamo. Bacca arancia, ma la stessa cosa di prima. Comunque, quella dovrebbe essere. Quella non so che grotta è, raga. Quindi scusatemi, ma leggerò su internet. Perché sennò mi rimango bloccato e non va bene. Più che altro se riesco. Se è difficilissimo, magari. Non so se riesco. Polvo cura, va bene. A catturare gli unknown tutti quanti oggi. Ma la vedo. Volto dura, volto dura. Parole tribali. Oh, da mostro Clio di nuovo. Da mostro clean. Da mostro. Che cazzo c'è scritto? Parole tribali, dovrebbe essere giusto. Incise qui da mostro clean. Che cazzo è? Cioè, non capisco. Mostro clean. Non lo so. Fatemi sapere voi. Allora, adesso possiamo tornare a fare il puzzle che non abbiamo fatto. Vediamo però se questi ci dicono qualcosa. Aspetta, prima facciamo il puzzle e poi torniamo da quelli. Allora, vediamo che puzzle è. Abbiamo fatto i due. Si è buggato. Come se non fosse successo nulla, abbiamo il puzzle. Ah, Kabuto. Pokémon che vive sul fondo del mare, gli occhi sul dorso e si guarda attorno. Non dovrebbe essere troppo complicato perché è già tutto fatto, ragazzi. No, così è strabico. Immagino che sia. No, così è anche strabico, però. Così, ok. Ok, questo così e questo cos'ha? Ah, ne manca uno. Ah, no, allora questo va qua. Ah, ok, perfetto. Fantastico. Completato anche Kabuto, signori. Quindi adesso dovremmo aver sbloccato altri unknown, se non sbaglio, no? Vediamo subito. Vediamo che unknown capita. Questa è vero. L'abbiamo sbloccato, mi sa sì. Io comunque sto catturando tutti gli unknown che mi capitano. Prima stavo failando, stavo usando la Master Ball. Raga, non potete capire le bestemmie che potevo tirare se avessi usato la Master Ball per un unknown al 5. Vabbè. Ok, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso. Comunque voglio provare a tornare dagli scienziati per vedere che mi dicono. No, non voglio. Oh, comunque ci facciamo il box solo per gli unknown e poi li mettiamo in ordine alfabetico perché mi piace. Ok, però proviamo a tornare dagli scienziatini piccolini fatti di Cheta farfallini. Vediamo che ci dicono. Stavano qua. Magari torniamo da quello che ci ha dato il libro. Magari succede qualcosa. Sì, le ricerche avanzano alla grande. Se vuoi sapere qualcosa in particolare, che dovrei sapendo rispondere. Che cazzo me l'ha dato il coso? Scusa. Quando hai risolto gli enigmi. Sì, ok. Ma già me l'hai dato, calcolo. Cioè, già ce l'ho, te lo giuro. Esatto. Se questo è davvero il caso, la rovine se ne dovranno trovare diversi. Sì, ma ok. Ho due unknown block. Non ho capito. Dobbiamo trovare l'ingresso dell'altra cosa. Secondo me è la. È la grotta di mezzo, raga, per forza. Allora, io voglio provare ad andare lì. Buoni tutti, raga, buoni tutti. L'ho trovato nell'acqua, l'ho trovato nell'acqua in te. Lo sapevo che stava qua, raga. Vediamo un po' che succede, Succede questo. Vaffanculo. Allora, io stavo cercando l'arena Pokédolon, perché non mi ricordo assolutamente dove sia. Dov'è il Pokédolon? Dov'è? Grazie al cazzo che non lo trovo. Sbagliavolato. Allora, perché sto andando al Pokédolon? Perché mi sono informato. Allora, ci sono due enigmi da risolvere. Uno è con Uhu. Oho, o come volete chiamarlo. L'altro si fa con la pietra idrica e servono 2500 punti. Il problema è questa cosa. Essendo con l'emulatore, non so veramente cosa fare. Cioè, io già ci avevo provato, però non ve l'avevo fatto vedere. Tocca i Pokémon farli saltare, muovili tutti e tre insieme per vincere. Corri, Uhu! Corri, Uhu! Oh, come lo chiamate? È primo! Oh mio Dio!
Quarto, come quarto? Ah, ho capito, ho capito. Cazzo, ho capito adesso, raga. Merda, salta, salta, salta. Perfetti, perfetti, cazzo. Vai così. Vabbè, raga, è impossibile col mouse, ve giuro. Vai che sei arrivato. Oddio, ha vinto. Come no, è quarto. Dai, salta, vai così, fratello, ottavo, va bene alla fine. Dobbiamo nerdare per arrivare a 3000. Tipo questo non va, raga. Mi capite? Cioè, mi capite che non va, raga? Capitemi. Cioè, capite il mio disagio nel fare questa cosa, raga? E non va. Come funziona? Come funziona? Cioè, non va, raga. Cioè, capite che io sto a 247 e dovrei a 2005. Cioè, dovrei fare 10 volte così. Anzi, 20. Quindi magari mi ci metto a nerd e lo faccio così miliardi di volte. Va bene. Comunque, andiamo alla grotta di mezzo. Una volta entrati nella grotta di mezzo, dovremmo andare, penso, nell'unica zona in cui non sono ancora andati, quindi qua. Mi divertirò se ci saranno degli allenatori. Grande, io non ti sfiderò mai, però. Allora, qua non c'è niente. Dobbiamo andare su, quindi immagino. Ah, ok, queste sono le due uscite, immagino. Allora, mi serve l'enigma con oho. E non con... non qui. E non quello con... come si chiama? Ti prego, ok. Ok, va bene. E non quello con la pietra, perché è un casino, se no. Acqua, perfetto. Beh, però possiamo entrare... No, allora, questo qua lo facciamo, lo lasciamo per dopo, sennò poi rispawno male e devo rifarmi tutto il giro, non mi va. Quindi con molta calma e tenerezza ce ne andiamo qua. Torniamo qua e andiamo sopra. Ce ne andiamo sopra, cioè sopra nel senso sotto, poi sopra. E usiamo forza qua. E possiamo andarcene su quest'altra uscita in cui ci dovrebbe essere l'enigma di oho. Ok, va benissimo. Questo non è gigante comunque, raga, fa troppo ridere. Ok, quello non ho capito come ci si arrivi però. Ah, da qua. Quello è... Ah, qua c'è Xatu. Va bene, allora innanzitutto facciamo questa cosa. Fenice, infatti, serve... Ah, non serve al primo posto, serve... basta che c'è... oh, va bene, vediamo cosa si trova dentro. Comunque, raga, mi raccomando, fatemi sapere tutto quello che vi ho chiesto, perché sono cose molto importanti a cui io voglio, cioè, che voglio delle risposte comunque, dato che mi aiutate sempre. Carbonella, noi scendiamo là, facciamo il coso, così sblocchiamo qualche... Oh no, un nuovo. Vita l'erba, ci piace l'erba? L'erba. Allora, vediamo un po'. Pokémon con le ali dei 7 colori che vuole la leggenda da sempre nel cielo. E oh, immagino, no? Porca puttana, finalmente. Ok, abbiamo semplicemente sbloccato degli unknown. Ok, quindi da questa parte delle rovine d'alfa, cioè nelle rovine d'alfa, ci manca solo ed esclusivamente quello con pietra idrica, che nerderò per farlo a questo punto. Ok, nerderò per fare pietra idrica. Cioè, non però, come avete visto, c'è un problema sull'emulatore. Ma perché mi continua a dare l'unknown block questo, raga? Si è buggato. Comunque, signori, spero che questo episodio speciale vi sia piaciuto. Abbiamo anche visto Entei. Non sono riuscito a catturarlo perché è scappato, giustamente, figlio di puttana. Cioè, ci ha fatto scappare più che altro, raga. Quello è il problema. Cioè, come faccio? Cioè, pure se io lo blocco, comunque lui mi fa scappare a me, è un problema. Comunque vabbè, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commento. Questa sera arriverà un grandissimo video di FIFA 17. Sentiamo alla prossima, sarà domani un nuovo video. Bella. Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi e abbonamenti scontatissimi.